amici di Horeca News, bentornati. Siamo nuovamente collegati in diretta streaming con le Fiere di Parma per Cibus 2021. È il momento dell'intervista al responsabile commerciale Simone De Martino, che è anche uno dei titolari dell'azienda Ice Cube, che realizza ghiaccio a favore del settore della ristorazione. Simone, buongiorno. Buongiorno a te e grazie per la disponibilità. Simone, allora intanto spieghiamo che cos'è Ice Cube, che cosa realizza. Ice Cube è un'azienda che nasce una decina di anni fa e produce e commercializza ghiaccio alimentare confezionato, ovvero sia ghiaccio pronto all'uso sia per la ristorazione che per la grande distribuzione, quindi supermercati. E in questa occasione a Cibus 2021 voi presentate un articolo assolutamente esclusivo. È una novità di cui abbiamo parlato su Horeca News anche negli scorsi giorni. Di cosa si tratta? Si tratta di un prodotto sul quale abbiamo investito diversi anni di ricerca e siamo molto orgogliosi di presentarlo qui al Cibus, appunto come novità, come hai detto tu, perché di fatto si tratta di una novità internazionale, benché un prodotto semplice, si tratta di fatto di ghiaccio aromatizzato. Il brand si chiama Zero e appunto è un prodotto che qui presentiamo in quattro varianti di gusto e devo dire sta suscitando molto molto interesse proprio perché di fatto è effettivamente una novità. Vista la tipologia di prodotto, non hai potuto portarlo accanto a te per poterlo mostrare direttamente dinanzi alla camera dello strumento attraverso cui stiamo realizzando questa diretta streaming. È il caso dunque che tu vada ad alzarti, certo, e portare il tuo smartphone proprio nei pressi della vetrina all'interno della quale sono custoditi i packaging del prodotto, anzi dei prodotti, delle referenze che voi state presentando in questo momento a Cibus. Vediamo allora, ti invito dunque ad alzarti. Proviamo, non sono un grande regista, intanto vi mostro, qua c'è una grande gigantografia di un pack, questo è il brand, appunto Zero, sì. E vado, mi appropinco al nostro freezer, ecco allora. Allora, ecco che queste sono le vetrine. Queste sono le vetrine, l'apro, qui abbiamo il prodotto, ne prendo uno, prendo il primo, questo è aromatizzato a lampone e fiori di sambuco, si chiama Forest Notes, poi abbiamo menta e rosmarino, si chiama Mad Twist. Poi abbiamo un prodotto che a me piace tanto che è zenzero, si chiama Spice Notes, vediamo se riesco ad avvicinarlo, ecco, si vede un po' meglio. Come puoi vedere rimane diciamo la caratteristica del ghiaccio, quindi comunque non è un succo, è un ghiaccio aromatizzato, quindi mantiene un po' della sua trasparenza. E l'ultimo della lista, scusami, è Citrus Zest, e quindi questo è limone e lime. Questi sono i quattro aromi, ma chiaramente è un prodotto che si presta ad essere approfondito, aromatizzato in gusti e con caratteristiche sempre diverse, diciamo, e innovative. La caratteristica principale è che è un prodotto naturale al 100%. Senza zuccheri e senza calorie, quindi l'utilizzo va da semplicemente aromatizzare un bicchiere d'acqua, devo dire quello che mi diverte di più, perché uno prende anche l'acqua del rubinetto e la fa diventare comunque una bevanda piacevole e rinfrescante, può essere miscelato con appunto sodati come acquatoniche, gazzose eccetera, oppure addirittura per fare dei cocktail o per miscelarlo con alcolici, quali la vodka, il rum, e quindi fare elaborare dei cocktail sempre con l'idea di rendere qualcosa di semplice e appunto rinfrescante.
Simone, una domanda che è una mia curiosità, ma credo sia anche quella di coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, ascoltando peraltro in modo piuttosto faticoso, perché il tuo auricolare non riesce a dare la giusta quantità di volume all'occasione, ma bisogna attendere che il ghiaccio si sciolga per intero all'interno della bevanda per poter percepire il sapore dell'aromatizzazione, oppure già fin dai primi secondi il prodotto riesce a esprimere quanto richiesto dall'occasione? Allora, intanto mi scuso appunto per il microfono, cerco di avvicinarlo quanto più possibile. È il bello della diretta, Simone, è il bello della diretta. Allora, una via di mezzo, nel senso che il prodotto è molto equilibrato all'interno, cioè il cubetto stesso è tutto aromatizzato, quindi diciamo che necessita di un paio di minuti per iniziare comunque a sciogliersi, a rilasciare l'aroma all'interno del liquido. Non è necessario che si sciolga tutto, quindi noi consigliamo, c'è scritto anche sul packaging, un paio di minuti per far sì che appunto l'aroma inizi a miscelarsi con la bevanda. Simone, siamo al terzo giorno di Cibus. Ecco, diamo una tua personale percezione rispetto al successo o insuccesso di questa fiera. In tanti hanno detto fra ieri e l'altro ieri, primo e secondo giorno, che i visitatori erano davvero tanti, in ogni caso molti più di quanto ognuno si attendesse. Qual è la tua sensazione? Assolutamente, no, io sono molto contento, sono un paio di giorni che continuo a ripeterlo. Non tanto per noi, che devo dire appunto il prodotto, come dicevamo all'inizio, sta riscontrando un grandissimo interesse, quanto più per il fatto che si vede una fiera così popolata, ma e devo dire si percepisce un'energia molto positiva, un grande entusiasmo, una grande voglia di mettersi in discussione, di presentare i propri prodotti, grandissimo ordine all'ingresso, nessun problema con la sicurezza, con i controlli, con appunto tutto quello che bisogna rispettare dal punto di vista della situazione un po' particolare che stiamo vivendo, e quindi sono molto contento di partecipare, di far parte diciamo di questa iniziativa, nonostante il periodo, anche quello, no, il fatto che sia stata a cavallo proprio dell'estate, non facilissima, ma è stato tutto superato, vedo, ripeto, grande entusiasmo e voglia di fare, quindi molto molto positivo. È un gran bel ritorno alle vecchie abitudini, se vogliamo, no? Allora Simone, diamo un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per riuscire a contattarvi, avere maggiori informazioni e chissà acquisire nuovi clienti anche attraverso questa nostra brevissima intervista. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? L'indirizzo è info@ice3@.it. info@ice3.it. Benissimo, Simone, grazie per la disponibilità. Grazie a te, grazie moltissimo, un saluto a tutti quanti, ciao, a presto. Grazie, grazie ancora, noi continueremo a parlare di Ice Cube e tutte le iniziative legate alle forniture per il settore Horeca. Ice Cube è un'azienda palermitana che però lavora in tutta Italia. Noi continuiamo con altre interviste realizzate in rigorosa diretta streaming al Cibus 2021.